William e Kate, il principe e la principessa del Galles, hanno fatto la loro prima visita ufficiale congiunta in Cornovaglia da quando hanno assunto i loro nuovi titoli. Kate e il principe William erano tutti sorrisi quando sono arrivati oggi nella città portuale di Falmouth. La coppia è arrivata in Cornovaglia in elicottero poco dopo mezzogiorno per intraprendere due impegni chiave. All'arrivo nella contea, in quella che segnò la loro prima visita ufficiale congiunta come duca e duchessa di Cornovaglia, i reali presero parte a una passeggiata prima di essere accolti dai funzionari. Mentre si stringevano la mano e si scambiavano qualche parola, Kate e William hanno incontrato Melissa, una fan che aveva combattuto il freddo per più di un'ora per poter parlare brevemente con la duchessa. Per la visita di oggi, Kate ha indossato un cappotto marrone al ginocchio di Hobbs che ha indossato per la prima volta nel 2012. Lo ha abbinato a un vestito rosso scuro e un paio di stivali al ginocchio gianvito rossi in camoscio marroni. Durante il loro giorno di fidanzamento in Cornovaglia, il duca e la duchessa hanno appreso di più sul patrimonio marittimo locale, qualcosa che sta molto a cuore al principe William. Il principe è un appassionato ambientalista ed è stato mecenate di numerose iniziative e organizzazioni incentrate sulla protezione dell'ambiente e delle sue specie. Nell'ottobre 2020, ha anche lanciato l'Earthshot Prize, un'iniziativa decennale che assegna 5 milioni di sterline a ciascuno dei 5 vincitori scelti ogni anno da un consiglio. Al National Maritime Museum Cornwall, la coppia ha ascoltato come l'istituzione sta lavorando per evidenziare l'importanza delle questioni marittime fino ai giorni nostri. La visita è stata anche un momento emozionante per Kate, quando ha visto il suo ex insegnante di storia, Jim Menberry, che ora è volontario al museo. La duchessa gli ha detto le cose che mi hai insegnato, ora le insegno ai miei figli. Il signor Menberry, che ha insegnato a Kate quando frequentava la scuola elementare, ha detto della duchessa come studentessa, era una studentessa fantastica ed era una classe eccezionale.